si continua a discutere sul riconoscimento del DEA di secondo livello in un contenzioso tra il presidio ospedaliero di Chieti e quello di Pescara, ognuno dei quali asserisce di avere tutte le caratteristiche richieste dal Ministero. Nel dettaglio si definisce DEA il Dipartimento di Emergenza e Accettazione, suddiviso a sua volta in due livelli. Il primo garantisce, oltre alle prestazioni fornite dagli ospedali sedi di pronto soccorso, anche le funzioni di osservazione e breve degenza, di rianimazione, e deve inoltre garantire interventi diagnostico-terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTC. Il secondo livello, invece, oltre a queste funzioni, deve garantire quelle di osservazione e breve degenza di rianimazione attraverso spazi appositi, noti come sala rossa, e deve inoltre garantire interventi diagnostico-terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTC, e a Pescara, al termine del Consiglio Comunale straordinario di ieri, il primo cittadino ha perorato la causa per l'ottenimento. Si è entrato nel merito delle questioni e si è dimostrato, numeri alla mano, come non è una questione di campanile, è una questione di specialità presenti sul territorio, di dimensioni, di numeri, e cioè di coerenza con le previsioni del decreto Balduzzi-Lorenzini, che rappresenta in qualche modo la linea guida in questa materia. L'obiettivo che noi puntiamo è fare di Pescara l'ospedale di secondo livello, con un collegamento funzionale con quello di Chieti per quanto attiene alla cardiochirurgia, che è la specialità che manca a Pescara, che è presente a Chieti, che invece difetta di tutte le altre. Questo, ripeto, in un'ottica non di mero campanile, ma finalizzata a rendere un servizio, quello sanitario, che sia il più efficace e il più efficiente possibile, in quanto la vicinanza, 7 minuti in macchina, certamente non determina sconvolgimenti nella vita dei pazienti, ma noi ci dobbiamo preoccupare affinché il servizio che venga reso all'interno di un plesso ospedaliero sia all'altezza del fatto che siamo nel 2017.